Ciao a tutti, ben ritrovati a questa nuova video reaction. Io sono Annalisa. Io sono Valentina. Noi siamo le Ambiol Sisters. La video reaction di oggi è un altro MV, perché a noi piacciono gli MV, ebbene sì. Un altro MV di GD and Top dei Big Bang, che si chiama Don't Go Home, quindi non andare a casa. Ok, che dire, abbiamo già fatto un'altra video reaction, spero vi sia piaciuta. Io anche questo video conosco la canzone, ma il video non l'ho ancora visto. Invece mia sorella non conosce né canzone né video, cosa alquanto strana, perché se vi ricordate nel primo video aveva detto che lei il 90% li conosce tutti. Sono riuscita a trovarne uno che lei non conosce né canzone e né MV. Ragazzi, quindi è una video reaction, sì, che non potete perdere per nessuna ragione. Qualunque cosa state facendo, interrompete, bloccate lì e venite a seguirci, perché non potete perdervi mia sorella, Non potete proprio farlo, ve ne pentireste. Allora, che dire, non indugiamo oltre, cominciamo? Pronti? Allora, GD and Top, Don't Go Home. 1, 2, 3. Here we go. Allora, la televisione con G-Dragon, trasmette G-Dragon. Mi ricordo un altro video di GD, adesso non mi ricordo quale in questo momento, ma anche lì c'era un televisore. Oh, che carino con gli occhiali! G-Dragon, guarda Top biondo. Top non commento perché lui è sempre un amore. Wow, di pelle rossa. È un regalo per me. Kibe Kajima. Wow. Oh, ragazzi, ormai non so più come dirvelo. Io Top lo adoro veramente. C'è sta voce, è nato per il rap, non c'è niente da fare. Sta benissimo con gli occhiali. Sì, e anche con i capelli in su. Cinderella, quindi. E Cenerentola. Wow. Ah, che fortuna quelle gambe di quella ragazza. No, l'hanno chiusa fuori. La canzone è molto carina. No, non va bene. Cambio vestiti, devo andare a incontrare lei. Ok. Top gradisce. Anche io devo dire. Fiori, certo, è un appuntamento, le ragazzi. Le rosse vanno sempre, dai. Oh, dei delinquenti. Con un anello giocattolo. Ah, però lei è affascinata, è da questo. La ragazza è più alta di GD. Però è più piccola, a quanto pare, da come sembra, vedo. Oh, gli brillano gli occhi. Ebbene, non brillerebbe per te se avessi Top davanti? Oggi, vedi? Scusa. Wow, loro la vedono. Che occhiali strani, mi piace queste cose che compaiono in stile fumetto. Sì, sì. Molto carino, guarda, finto esclamativo. Ah, copriamo. E lui è scontento perché lei deve andare a casa e lui non vorrebbe. Ha vinto T.O.P. T.O.P. for President. Sì. Lui, vedi, cerca di convincerla in tutti i modi. Chiama i tuoi genitori, digli che devi restare fuori la notte perché non voglio rimanere solo. Non c'è bisogno di parole. Beh, Wow, all'interno del cuore si illumina. Wow, ok. Ecco i soliti vestiti di Top, sembra una tovaglia. Effettivamente. Wow, guarda che bel viso che c'ha. Mi grava da vicino. Ha la baby face. Sì, sì. Ecco. Oh, la ragazza. La manina sulla testa. Guarda, che dici, ce la faranno ad andare a casa? L'avrà convinta a non andare a casa? Sono preoccupata per il regalo che vuole dargli G-Dragon alla ragazza. Okay, io apri la porta e invece è con Top. Vedi? Lui ha fatto tantissimo per non farla andare a casa. Convinci tua mamma, chiami i tuoi genitori. Alla fine
Cioè, è riuscito top perché ha vinto le elezioni. Top for president. Mia sorella è rimasta sconvolta. Sono riuscita! Missione compiuta. Non ho parole, ragazzi. Alla faccia dell'amicizia. Alla faccia del fatto che una ragazza vede l'amore e non i soldi. Cioè, alla fine ha scelto top perché è diventato... Sì. Presidente, quello che è diventato, ha vinto le elezioni, quindi è diventata una persona importante. Sì, nonostante i fiori che lui gli aveva comprato, si sia cambiato d'abito per lei, l'abbia difesa con un anello giocattolo, però l'abbia difesa dai malviventi, top. Perché non so top, cosa dire. Apri la porta e scopri, cucù! Non so cosa dire, veramente. È sconvolta, mia sorella, senza parole. Ti giuro, non so cosa dire, ci sono rimasta malissimo. Allora, a me è piaciuta perché è il mio genere, questa canzone qua. Sicuramente è più ritmata, è il genere che prediligo. Top a priori, sempre over the top. G-Dragon anche molto, ragazzi, e lui è uno che cambia in continuazione, anche top, ma in questo video stava bene perfino con l'occhialetto. Gli dava quell'aspetto più piccolo, perché sì, doveva essere più o meno di pari età con la, sì, ragazza. La ragazza nel video potrà essere 17-18 anni, quindi non poteva sembrare più troppo meno, più grande, sì, anche lui. Quindi alla fine il significato è: non mi ha scelto me, però sceglie top alla fine, perché la notorietà fa sempre comunque la sua figura, ragazzi. Alle ragazze, a quanto pare, non tutte, piace quello che... sempre il cattivo di turno, sempre quello che le tratta un po' male, vedi, lui poverino, fiori, la riempio di attenzione, stai con me che mi sento solo, invece poi, top. Non so cosa dire, a me è piaciuto tutto, non per niente l'ho consigliata io. Sentiamo il parere di mia sorella senza parole, ma le voglio sentire queste parole. Prego, sorella, cosa ci dici? Sono rimasta sconvolta, sul serio, ragazzi. Lei ha preferito top perché ha vinto le elezioni ed è diventata una persona importante. Nonostante JD abbia fatto un casino di cose per lei, eppure non è servito a niente. È così come nella vita reale. 4 minuti di video a convincerla. Cibe Kajima, baby! E poi? Ho un regalo da darti. E chissà quale regalo io. Lungi da me pensare quale regalo volesse dargli GD a casa da solo, dato che non riusciva a dormire. E G-Dragon sicuramente è quel regalo che pensate anche non voi. Non lo so, sicuramente non era da scartare. Però ditemi se anche voi la pensate come me. Io penso che non sia un regalo che... avesse bisogno di essere scartato. Non lo so, a quanto pare anche mia sorella. O almeno che anche se andava scartato non c'era carta regalo. No, 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 no. Penso di no. Ditemi. Ma la vera domanda è: anche se fosse quel regalo, voi lo accettereste? Scrivetecelo. Vorreste un regalo da G-Dragon e top? Diteci un po' cosa ne pensate. Detto questo, vi salutiamo. Sì. Grazie tante anche per averci seguito in questa video reaction. Speriamo che voi siate in tanti. E ci salutiamo e love, ciao, ragazzi. Alla prossima video reaction. Annyeong!